Ma piove? Vado. Che... Scusate. Piove, è incredibile. Piove. Signor Camarè, mai visto io che piove? Bene ragazzi, dunque, eccoci qua, continua il viaggio nell'era Zexal. Devo spostare qualcosa? No, a posto. No. Qua sembra dalla videocamera che è tutto bello ampio, in realtà sono arrivati 100.000 scatoloni oggi, il signor camera me ne ha appoggiato perché c'è una pila di scatoloni dietro e anche la signorina della regia di Instagram in questo momento si è adagiata per iniziare la nostra diretta live sul nostro profilo Instagram lppcloti.it. E allora ci siamo, stanno occorrendo i photograms, ci sono già qua i tubers. Oggi cosa sbustiamo? Oggi l'eredità del valoroso e poi la prossima settimana origine primordiale. Siamo pronti? Bene, bene, bene. Prima di cominciare il check si sbusta, diamo un occhio al... ho imbandito il tavolo per presentare un po' di accessoristica, tra cui per esempio le scatole. Guardiamo un occhio gli accessori veloci. Scatole per 1000 carte, abbiamo anche i divisori se ti servono, così le dividi meglio. 1000 e poi te ne restano 1000 da 2000. Scatole in cartone che trovi su lppcloti.it e facciamo un po' di televendita, internet vendita, e 4000 carte. Ma va che no, va che belle. Sul sito, nostro sito, trovi tutto. Queste sono quelle da battaglia, se hai un sacco di carte non sai dove mettere, queste qua sono perfette per te in tutti i formati, quindi anche a seconda dello spazio che hai nel tuo ripostiglio, nella tua stanza, nel tuo capannone, le puoi riporre comodamente. Poi, se no ce l'ha quella Card Collection, quella ultra bella. Allora, sistemiamo poi intanto i fantastici deck box. No, perché? Che c'è? Sotto il letto. Sotto il letto, in fianco alla B-Rocket mettete la scatola, in fianco, non so, alla polvere, c'è anche quello, no? Di fianco al tapirulan. Al tapirulan, sì, insomma, un po' la macchina, se sotto il letto vede la macchina, per esempio, non so, c'è chi anche, c'è il letto molto alto. E... ma prepariamo, è arrivato un playmat, ragazzi. Ma che bello, che bello è, finalmente... Ci sono anche le sleeve, perché era arrivato l'album, il portamazzo, il deck box, ma il playmat è troppo bello. Voilà, eccolo qua! Ho girato l'album, ma che figata! E le sleeve, e il deck box, e il portfolio, là! Quanti Pronti? Cuoricini! Grazie per i cuoricini! Grazie! Che intanto preparo qua perché sennò sposto i deck box che sennò la vedo. Deck box Cardway sul nostro sito in promotion, corri ad acquistarli. E allora siamo pronti, oggi ci apriamo 6 buste di Spettri dell'Ombra e 24 bustine dell'eredità del valoroso. 12-3 Tutto live, oggi è tutto live su... Ce la fai, signorina della regia di Instagram? Che Massimo, cambi il braccio, se ci vuoi. A posto. Dunque, il c'è per partire, siamo pronti? Belli caldi, belli carichi. Però, c'è qua... Madre, come facciamo quella lavorare così? Non si può più. E c'è qualche cosa dei photograms? Fologram, se hai una domanda, prego, falla pure in live. Ci sono i tuoi... Sono qui io. I tuoi preferiti. Beniamini. I tuoi beniamini preferiti. Grazie, grazie per il suggerimento. E allora, Yu-Gi-Oh! L'eredità del valoroso. Check! Si sbusta. Check si sbusta. Oh, ci saluta camera. Lorenzo Petrin. Ciao Lorenzo. Da Lorenzo? Non mi ricordo. Lorenzo. Però lo conosciamo Lorenzo. Come? Però lo conosciamo. Sì, certo che lo conosciamo. Lorenzo, dici, scrivi sempre solo. Ricordaci. Ricordacelo che
sennò qua anche Angelo ci saluta, però Angelo non lo ricordo, siamo noi quasi, se lo conosciamo. Voilà, cosa dobbiamo trovare, mentre signor camera qua? Domek ti chiede al volo, boss. La Ghost. La Ghost? La Ghost, certo. Il Ghost, il Mobius. Il Mobius, il Mega Mark. Maddo. Figanza, figanza, figanza. Partiamo. Domek ti chiede al volo il costo del tappetino. Il tappetino sul nostro sito lbpiccolatin.it trovi tutti i tappetini ufficiali originali Yu-Gi-Oh! Con tutti i prezzi. Non riesco a dirti il costo perché il video viene registrato, va sul tubo. Oggi potrebbe esserci un prezzo e quando magari lo vedi tra qualche mese potrebbe esserci un altro prezzo. Quindi è quello il motivo per il quale non diamo mai i prezzi in video, perché i prezzi possono cambiare. E allora la va la sigla di L'eredità del valoroso. Abbiamo bestia. Bestia non si può leggere, perché non si può leggere. Non è possibile questa roba qua. Interplanetario, porpora spinosa. Sì, a Scarabeo non riesci neanche a giocarla perché non hai abbastanza lettere. Attenzione, il cronomai. Giusto almeno. Interplanetario. Mi fido. Sì. Cronomai sfingiolata. Golem gorgonico. Cerbero gorgonico. Gargoyle gorgonico. Spadaccino. Gorgonico. Esatto. Tempio nascosto della necrovalle, attenzione, astronave, aereo, spia. Si parte con Trick, sempre con Trick. Lorenzo ormai ci ricorda che è dalla provincia di Udine, che spera di venirci a trovare un giorno. Bene, 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 il Friuli. O Friuli. Friuli o Friuli? Come si dice? Chissà, facciamo un, due, tre. Chissà se riesce a comunicarselo. Ciao, Giacinto. Friuli o Friuli? Friuli, Friuli. Dove si mette la cena? Stavi sbustando? Sì. Ok, grazie. Friuli e nel posto di nuovo. Attenzione, ragazzi! La mummia fa tanto trucco. Ma che bella! Ma che bella! Il risveglio, il combattente. Poi c'è. Questa era la serie dello scarabeo, perché c'erano i nomi impronunciabili. Cioè, questo è il Gillagillance. Ma va la via, ciao. A posto, come si dice da queste parti. È a posto. Un fantastico custodi Baccelli, Silvano. Salutiamo tutti i Silvano che ci conoscono. Ciao Silvano. Allora, l'accento di Friuli è sulla U. Friuli. Friuli, il Friuli Venezia Giulia. Perfetto, okay. Grazie e mille. E chiede anche, oh mamma, ho perso la domanda, Ricky Blue, sì? Chiede quando è disponibile di nuovo il team 2021. Il team 2021 dovrebbe essere già disponibile sul nostro sito. Dai. Okay, guarda che c'è, guarda che c'è, l'uscita non è più il 16, no cos'era, il 16 giusto? Sì. Era il 16, quindi domani, attenzione, anziché il 16 è spostata di due settimane al 30 di settembre 2021. Intanto troviamo un fantastico Eremitalbero Silvano, la Ultra Rare. Ho dovuto girarla perché il riflesso non mi faceva leggere bene. Riflesso. Comunque, che c'è? Ti salutano in tanti, le meraviglie di Fabbrico. Grazie, Marco, grazie. Marco Guaioni che dice ciao boss, è sempre il migliore, non è vero? Fede Lance, non so come il nome, dice ciao staff. Grazie a tutti, grazie. Su YouTube mi raccomando, commenta, voglio un bel commento, un bel like. Puoi scrivere qualsiasi cosa, anche non so, io faccio le lasagne farcite con i canditi, per esempio okay. O io faccio le lasagne vegetariane perché non mangio la carne, quello che preferisci, non c'è nessun problema. Ciao ragazzi, su Followgrams continuiamo il nostro unboxing, intanto con un bel Nekomusone, perché è un po' arrabbiato, fantasma trucco. Poi c'è un uomo carica fotonico, sirena orca là, cronomaglia trasporta Mohai, spadaccino da una, lo scheletro fantasma trucco, ZW e artista oscuro là. Bene. Questa serie ha un sacco di carte, di archetipi che molto piacciono a tutti i giocatori, sia for fun che più aggressive, più professional, diciamo. Quante domande più pro oggi? Player. C'è qualche domanda? Sì, allora parte Giacinto che ci saluta. Grande Giacinto, ricordiamoci, dall'Australia. Che dice che ha lezione via Zoom e sono ancora in lockdown là. Madonna. Quindi domani mattina si deve svegliare presto per la lezione. Ciao Giacinto. Radici di utopia, bello. Per la lezione. Bello, bello, bello. Ciao Giacinto. Ciao. Io vado avanti. Sì, intanto sì. Interagiamo con i foregrams. E Domek ti chiede,
su Facebook gira la notizia di un'edizione speciale dello Speed 2 Saga GX. Sapete dirci qualcosa? Febbraio, dovrebbe uscire a febbraio, hanno già chiesto i preordini con un larghissimo anticipo, per ora hanno detto che dovrebbe uscire a febbraio, poi vediamo perché stanno spostando tutte le date di uscita, perché a livello internazionale il Covid ha causato parecchi problemi su tutto, non solo sulle carte, quindi Konami ha fissato delle date in uscita inizialmente e poi ahimè ha dovuto spostarle per tutti i problemi a livello internazionale legati al Covid. Quindi a febbraio dovrebbe arrivare questo fantastico cofanetto Speed 2 dell'era GX. Se non sarà febbraio sarà marzo, ma comunque arriva, ci hanno già chiesto il preordine con un sacco di tempo in anticipo. Questo è il motivo per cui le notizie ovviamente girano subito. Okay. Poi col web girano ancora più velocemente. Non so se ho fatto trick, c'è il Bushin Pavone! Quanti belli archetipi! Che contiene l'eredità del valoroso. Molto mi piace questa serie. Ma anche quando è uscita ha avuto un bel successo. Sì, era dopo SHSP, se non ricordo male. Abbiamo Spettri dell'Ombra, è stata una grande serie. Ai tempi migliori dell'eredità del valoroso, però anche l'eredità del valoroso è stata molto molto bella. Nikitama e Mary, è tornata Mary, era andata via, è tornata Mary fantasma trucco, che bella. È quella di Pokémon che è andata via. Mary era andata via per entrare nella competizione dei Pokémon e adesso è tornata in quella di Yugi. Gira un po' tutti i giochi Mary, ma va sempre via. Corre sempre. Andiamo avanti. Poi Absolute Zero ti dice sempre un piacere vedervi. Grazie Absolute Zero. E poi The Joker dice: mi sono trovato bene a vendere le mie carte di Yu-Gi-Oh! Grande professionalità. Grazie mille. Okay. Intanto abbiamo onomatocoppia, carta rara. Noi cerchiamo l'Agosto ovviamente. Arriva l'Agosto. O l'Agosto o l'Ultimate. Va bene anche l'Ultimate. Il boss non si lamenta di sicuro, neanche il signor Carlo. No. Grazie Fedelanzo che dice che ha preso il lotto di 24 buste Superstar mondiali e spera nel drago bianco. Vai. Non è facile, ma si può trovare. Quindi credici, anche se trovi il mago nero, secondo me non ti metti a piangere comunque. Non è facile, ma neanche così difficile, diciamo. L'eretico custode di tombe, e custode di tombe è un archetipo pazzesco, stragiocato, che abbiamo visto per la prima volta in Pharaonic Guardian, nella prima volta nella storia di Yugi. È un fantastico notte fiore Silvano. Silvano non è un è sicuramente qualcuno che ci conosce, ma non è uno degli archetipi che più ha avuto successo nella storia di Yu-Gi-Oh! Per quanto è piaciuto per i mazzi for fun. Oggi però non ha fatto molto storia. Prego, se domande, se sei qua per quello, ci passiamo live per quello. Prego. Michael chiede: i mazzi originali prima edizione di Yu-Gi-Oh! O di Pegasus sono trovabili? No. No, cioè io uno ce l'ho, però non ce l'ho, non lo vendo. Si trovi dopo, sì. Vediamo. Allora, non sono introvabili, ma si fa molta fatica. Però non sono introvabilissimo, diciamo. Più Yugi e Kaiba, secondo il mio modesto giudizio. Attenzione, abbiamo un bel custode di Baccelli e un guardia quercia, Silvano e Silvana. Salutiamo anche tutte le Silvana che ci conoscono e che sono in questo momento all'ascolto. Se ti chiami Silvano o Silvana e stai guardando questo video su YouTube, prego scrivi ciao sono Silvano o ciao sono Silvana. Bene. A noi fa molto piacere. Ciao. Chiedono anche se abbiamo ancora degli structure dell'Ice Barrier e Freezing Chain. Sì, vai tranquillo. Nessun problema. Te ne servono 10, 20, 50, 100. Ci sono. Anche 100. Continuiamo. C'è anche Simon. Simon Acrylic Factory. Ciao Simon, I have got to take your case. Fantastic. I will make a WhatsApp later or tomorrow. Fantastic. Simple fantastic. Thank you very much.
Ragazzi, è un Simon è colui che ha dato vita a uno dei nuovi progetti delle PP Collecting, per cui l'ho ringraziato. Bene, 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 allora c'è ancora una bustina, ero partito, bene, 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 invece ce n'è ancora una. Che c'è, signorina? È intervenuto il correttore di Fedelanzo che dice... Voglio il box, la leggenda del drago bianco, pirla edizione. C'è anche, ragazzi, c'è la prima edizione, c'è la pirla edizione, che andando sul gergo milanese, quando uno pirla un po' vuol dire che balla un po', ok? Poi infatti, anche se ha altri significati, ovviamente, però vabbè. Però il pirla edizione ci sta. Fa ridereissimo. Correttore automatico comunque, cioè. Attenzione! Infiltratore, Skyblock Seed, Venezuela Silvana, Branchiodonte. E vediamo se questa bustina ci regala. C'è Scatto Drago, il drago che va come veloce, come Usain Bolt, anzi no, come mitico Marcel Jacobs. Attenzione! Ecco. La Volpe, e Bumia, Fantasma, Trucco. Dobbiamo fare il tiro per il nostro Marcel Jacobs. And now, Marcel Jacobs, mando, spettacolo. Tre bustine. Spettri dell'ombra, ce lo stiamo gustando un pezzettino alla volta, come una torta al cioccolato che la taglia a fette e ne mangi una fetta ogni giorno finché a un certo punto finisce. Che vado. Ah, mi dispiace, signorina, la signora Camera. È finita la diretta, scusate, ci vediamo un'altra volta. La signorina della legge di Instagram in questo momento è a dieta, non può mangiare troppo il cioccolato. E quindi il signor cameraman ha detto: mi spiace. Boss, non ci ha pensato. Potevo fare anche un altro esempio, non però non ci ha pensato, lo posso dire. No, ma non ci ho pensato al fatto che qua è come una tenda di lasagne. Andiamo avanti così, se no chiediamo la live. Attenzione! Cioè, Gengis Khan, Fantasma Trucco. Spavento, Fantasma Trucco. Mira, mira, la Rompistelle. Rasetsu, Chojo Chan, Drago Protettore Armato, Drago Albero Medico. Numero 64. Procione, Ronin Sandayu. And... Scudo Drago, là, mettiamone da parte. Seconda bustina di Spettri dell'Ombra, vediamo se arriva la Ghost. 1, 2, 3, vai boss. O anche la Ultimate. Drago Acqua, mi dico. Drago di Succhio dell'Anima, Druido Dru, Setta Strega. Segreta. Setta Segreta, pardon. Spettro Fantasma Trucco, Schelesauro. Arthur, che a me è sempre piaciuto un sacco. Furchetta di Voro Malizia, Chuchu Chen o Jackie Chan. Stormo di Corvi, Corvi di Stormo e Drago Bianco, Viverna Esplosiva, una comune molto molto bella, ma è sempre solo una comune. Ho screcciato involontariamente. Attenzione, 1, 2, 3. E vediamo questa bustina cosa ci porta. Mira la Rompistelle. Saprei. C'è anche Mira la Rompipale, che è sua sorella. Però. E attenzione, Coltello di Vera Malizia, Principessa dei Fantasmi, Scomparsa Fantasma Trucco, Druido Wit, Setta Segreta, Mangione Fantasma Trucco. C'è anche il Mangione Fantasma Trucco, che è un fantasma trucco di quello che mangia più di tutti. Regali ai Bugin, lo Specchio. Ed è il Drago Kid Modo. Che carino il Drago Kid Modo, il bellissimo Drago Kid Modo. Ci troviamo qualcos'altro. Che carino. È carino, è carino, il Drago Kid Modo è carino, va bene, dai. E abbiamo ancora 9 bustine, 3 li apriamo in finale di video. Continuiamo. Abbiamo però altre 12 bustine dell'eredità del valoroso. Partiamo. Allora, per Alessandro, surprise. Per Alessandro Kuman, surprise, non posso dirtelo. Mentre Pelvelna chiede qualche notizia nuova per quanto riguarda i top binder. I top binder, che notizia ti serve? Rispetto ai top binder. Attenzione!
mi ero persa magari qualche notizia io, invece no. specifica che siccome stiamo facendo un sacco di cose magari ce lo siamo dimenticato. Attenzione, sciamano gusto di tombe. Bellissimo custode di tombe. Là, vabbè, che era qua in negozio sabato, se non ricordo male. Magari abbiamo parlato, però io non mi ricordo di tutto. Mi ricordo che ho preso una bellissima carta Star di Pokémon. Però 1, 2, 3. Che stesse per dire Star. No, Star. Carta Star. In te, se non ricordo male, che compri tutta la serie. Beh, bravissimo. Attenzione, vediamo, attenzione! C92! Dragon del Chaos Earth. Qua c'è anche l'altro C90, dentro qua c'è il C92, quello Ultimate in questa serie, sì, forse sì. O è nella successiva. Ci sorge un dubbio. C'è un 9, il 92, cioè che no, l'altro Earth. Sono due gli Earth. No, CBLZ. Infatti. Un, due, bravo. Tre, quattro. Mi ricordavo che era un'altra parte. Attenzione, grazie. Ho triccato Bujin Arasuda, uno dei Bujin che ha molto caldo, e l'abbiamo trovato abbiamo acceso l'aria condizionata. Il Bujin Arasuda un po' meno in questo momento. Ah, ok, ti chiedevo le buste per le pagine le pagine per le bustine giapponesi. Ah, ok, quelle ci stiamo lavorando, ma non per il top binder, per un altro album, per mettere le buste di Pokémon in piedi. E ci stiamo lavorando, non so ancora le tempistiche perché stiamo lavorando a un sacco di cose, però arriva tutto, con calma arriva tutto. Bestia impronunciabile, Sirenorca, Skymexed, Sparaccino, Combattente, Yeti, Fantasma Trucco, ancora mi sembra che non l'avevamo visto. Numero 39, un bellissimo Radici dell'Utopia. Attenzione! And Mobius, il Mega Monarca! Figanza! È quello che è salito adesso, no? Il Mobius che è salito? No, è Raizo. Vabbè, il cugino di sono fratelli, che parentela c'hanno? Tutti parenti. Ma parma cugino, fratello, cognato. E dopo lo scopriamo. C'è qualcuno che conosce le parentele dei monarchi, se per piacere. Sì, certo. Le puoi scrivere, c'è un post dedicato ai monarchi. Vai a scrivere sotto lui le parentele, per piacere. Ok, mi raccomando, almeno ricostruiamo l'albero genealogico dei monarchi. Non sarebbe una cattiva idea per capire se sono semplicemente fratelli o cugini. Eccolo qua, un fantastico Mobius Secret Rare. Sì. Vediamo se in queste bustine uscirà. Antonio Chiacchio ti dice: sei grande boss. Grazie mille, dire. Grazie Antonio. Allora, mentre Gilgamesh The Fiendish Dragon dice: nice. Non so se è dall'Italia. Where are you from? Where are you from? Come si chiama? Gilgamesh The Fiendish. Gilgamesh, where are you from? You're writing in English, so maybe I think that you are from outside from Italy. Bene. Attenzione, il terzo, quindi il nostro mazzo Silvano si sta arricchendo sempre più. Attenzione. In realtà è italiano. A posto. Ciao. Gigi. 1, 2, 3, inizio per Gina, giusto? Vabbè, scrivici il tuo nome che ti salutiamo, no, giusto? Che Gilgamesh sia il suo nome. No, non penso che Gilgamesh sia il suo nome. Vabbè. Attenzione. C'è un fantastico Silvana Mico. Mico Aranica Silvana, giusto? Mico Arancia Silvana. Attenzione. Ma sai perché la Mico Arancia no, Silvana non va a fare la spesa? Non voglio dirlo perché veramente. Mandarino, mica manda, mica mandarino. Ciao! Ho ricevuto suggerimenti per questa cosa. Non va a fare la spesa. Comunque, mandarino. Gilgamesh si chiama Diego. Ciao Diego, grande Diego. Ciao Sabrina, c'è una certa Sabrina. La zia, ciao zia, grazie per seguirmi sempre. Supporto morale sempre, grazie zia. Leo, il custode dell'albero sacro. Attenzione! Niente, a posto. Così, ragazzi, 5 bustine, la Ghost potrebbe essere in una di queste 5 o anche no.
Vediamo, magari c'è l'Ultimate. Settimana scorsa è uscita. Vediamo se esce anche. Che c'è? Che c'è? Stai tutto fermissimo. Io sono sempre fermo. È tutto un negozio che si muove. Io sono fermissimo. Attenzione! Non c'è la palla che col cappello. Mummia! Astronave rilascia impulsore rituale scatto drago semimistico Nikitama e? Grazie perché Nika ti ama, quindi ti sta e la ringrazio. Attenzione Luca. Chi rubi me principessa delle fai d'autunno. Attenzione, aspetta, a posto. Non me l'hai fatta vedere, ecco. È lì chi rubi me, chi rubi me, chi rubi te. Però abbiamo trovato per ora. Tu, in teoria tutto il foilame è uscito. Il foilame che mediamente è in un box di Lval, delle serie di questo momento qua storico di Yu-Gi-Oh! È uscito, quindi è 2 Ultra, 1 Seeker e 4 Super. Abbiamo ancora però 4 Booster. Quindi, attenzione! 1, 2, 3. E vediamo. Vediamo se arriva la Ghost Ultimate. Io ci credo, attenzione, c'è un C90, un C92, una rara molto bella, molto molto bella e anche molto snella e crociato attrezzatura, però del resto non poteva essere qua. Sì, vabbè, però boss, che c'è? C'è Ricky Blue che dice: ragazzi, buon appetito, mi sto mangiando con Alice un mega gelato, cremino, stracciatella e Nutella. Cioè, buono, è buono. Leggero. E poi leggero. Porca miseria, che voglia di mangiare, che mi fate venire tre palline, normale, tre palline, so. A meno che ha preso la vaschetta. La vaschetta da bagno ha preso. Attenzione! Quello che prenderei io. Pupazzo di neve, pupazzo di neve, lo stallo. Poi c'è anche la stalla. Però tra stallo e stalla c'è una bella differenza, obiettivamente. Sì, sì. Basta una lettera e guarda come cambiano le cose. Come no? Attenzione, Museo Fantasmatrucco. Bene, due bustine per un sogno. Una Ghost, una Ultimate. Chi c'è che fa così? Cos'è? Ustule! Qua sono tutti in attesa, eh. Attenzione, 1, 2, 3. C'è anche la signora Irma qua in fianco. Lei, Irma. Non era mica Irma, no, non era Irma. La Gemma. No, ma Irma è la sorella di Gemma. La Irma che c'è fuori. Gemma la mandano. Vuole fare ancora la tombola, Gemma. La lepre! 1, 2, 3, 4, 5, no, 6. Boss ha contato male. Bravo, boss! Non so neanche più cosa fatto. Quante sono? 5 super in più. Una super in più, è vero, poi sa quanto bene. Bombazza. È giusto, tutto su. Che bravo, bravo boss, che sai ancora contare. Ci va tanto, fino a 4. L'ultima. C'era una super in più. Cosa potrebbe voler dire? Non lo sappiamo. Lo scopriamo aprendo questa bustina. Che c'era una super in più. Che c'era una super in più, esattamente. Vuol dire proprio... Scusate, così. Uno, due, siamo male. Io voglio fare la suspense per l'ultima bustina, tutto a posto. E sembra che ci facciamo da ridere. E vabbè, facciamo suspense. Tu a casa metti su una musichetta strana così, non sembra che ridiamo. A posto, museo. Apicoltore. Ho letto così, fa niente. Uomo carica. Incrociatore spazio profondo. Yeti fantasma trucco, attenzione. Scatto drago. È veloce. Gilla. Il Dullan, bello, il Dullan però è bello. Il Dullan è bello. Ci sta, sono contento di aver trovato un Dullan. Fai Dullan anche tu. Devo trovare uno slogan per il Dullan. Dullan mi piace un sacco come nome, secondo me si può trovare qualcosa di... Attenzione! È viola, non è neanche viola cariola. Fucsia ruxia, Benito da Silvana, a posto. E niente, la quinta super, dai. Un po' ci ha fatto perdere speranza la quinta super, in effetti, perché. Che c'è, signorina? Che... Tutto a posto. Ma ragazzi, abbiamo ancora tre bustine! Tre bustine ancora! Per sognare ancora! Ma piove! Scusate! Piove, incredibile! Piove!
Signor Camera, mai visto io che piove? Tu a casa hai mai visto che piove? Io mai visto. Vediamo fuori. Conferma. Incredibile. Intanto è un signore che corre fuori. Perché dovete sapere che ogni volta che piove vuol dire che il signore ha ricalcito i finestrini della macchina passata. È matematico. Non mi ricordo. Attenzione. Vediamo se qualcuno... Piove. No, allora, per sognare ancora, quando Boss dice per sognare ancora, fa una citazione di una canzone del 1989. Vediamo se qualche fonogramma se la va a beccare. 1, 2, 3. Attenzione, Suki, pugile, buce in 100 piedi. Questo quando devi cambiare le scarpe è un bel problema. Scia del serpente sacro. Che c'è? Beh, 100 piedi, ma 50-50 paia. Andrà dalla scarpe a scarpe, non lo so. Oni ventre giallo, questo qui è uno che beve un sacco e gli è venuto il ventre giallo. Bestia fantasma meccanica, sparviero, scimitarra, armata. Tanto segnale che si è fermato per vedere se trova una cosa. Attenzione! Druido Dru, setta segreto, non bisogna. Setta segreto. Due bustine ancora. Due busti, però ce ne sono ancora sei, quindi. Però io sento che qua arriva qualcosa, ragazzi. Eh sì, si è visto. Eh sì, qua arriva. Attenzione, c'è il coltello. Divoro il ibis. Bujinji ibis. Drago acqua, mi dico. Combustione a catena, drago protettore armato. Anche se mi sembra molto salamensa a me. Yuki Onna fantasma trucco. Potenziamento sovrapposizione di numeri. Rinascita esplosiva, drago bianco, viverna esplosiva, che ci fa sempre, ci inganna sempre. Però c'è ancora una bustina. Ho detto io che c'era qualcosa. Poi sei bustine settimana prossima, next week. Attenzione! Are you ready for the last booster? Aspetta. Che c'è? Che è successo? Ci sono registri? Okay, no, posto. A posto. Drago risucchio dell'anima. Tsukinoko dentuto terreno, grossa vincita, cavaliere dai griffer, druido winsetta segreta, scomparsa fantasma trucco, prigione grisaglia. Are you ready for the ultimate, for the ultimate for the Alucard fantasma trucco ultimate. Che figata bombazza, che bella l'Alucard, la ultimate più bella del che potevano trovare. Se l'Alucard è il top, Alucard è il top dell'ultimate di essere, anche se che. Grazie Vito che ce l'avevi detto. Grande, grazie Vito. Figata totale, bellissima. Bellissima. Sono rimasto incantato. Cioè, abbiamo trovato Dullan e Alucard Ultimate. Cioè, non potevo andare meglio, assolutamente. Bellissima. Aspetta che no, rimango. Veramente bello. Un fantastico Alucard fantasma trucco. Rimangono ancora sei buste. Diciamo che la possibilità della Ghost scende un po', però non si sa mai, e quindi insieme a l'unboxing la prossima settimana di Origine Primordiale vediamo se troviamo la Ghost. Una volta dovrebbe ancora esserci, magari troviamo anche la Lucar Ultra, non sarebbe male. Grazie per i cuoricini. Grazie. È piaciuta tanti quella Ultimate che abbiamo appena trovato. A Gilgamesh, alias cioè Diego, I am Daz, Antonio, okay. Vito, Ricky Blue, è piaciuto un sacco. Bene, grazie ragazzi, grazie a tutti. Dunque, tutte le carte che abbiamo sbustato oggi, e forse anche la Luca Fantasma Trucco, se non se lo mette in collezione Boss, devo ancora pensarci perché non ce l'ho ancora, le trovi sul nostro sito lppcollecting.it. E dai,
Abbiamo sbustato anche oggi, ci siamo divertiti con Boss, la signorina della regia di Instagram e il signor cameraman. Siamo in via Belvedere 23 in quel di Arcore. Siamo su Facebook, su YouTube, su Instagram e su internet lpp.collecting.it. Ci vediamo alla prossima and ciao, goodbye, ciao! Ciao, grazie! Ciao. Grazie!